gioco mi sta frizzando. No. Ciao ciao signori. Ora lo state vedendo dormire perché è l'unico momento in cui se ne sta zitto sto psicopatico. Qui vedete due delle pozioni di veleno. Questo veleno, praticamente se lui lo prende una volta, succede questo. Praticamente in qualche modo muore, però voi non sentite niente. Adesso sentite. Guardate cosa sta succedendo. Raga, ma cos'è questa musica? Ma sentite. E guardatelo quando riavviate il gioco, diventa rosso. Però adesso voi vi chiederete che cosa succede se io riprendo la pozione di veleno. Prima di farvi vedere cosa succede, che cos'è meglio di un'intelligenza artificiale? Sicuramente tantissimi cervelli messi insieme. Quindi, se io facessi le sfide e risolvessi i misteri che mi proponete voi nei commenti, farò i video più forti che mi chiederete. Quindi siate attivi nei commenti. Più cervelli e più misteri! Vediamolo insieme, perché nemmeno io lo so. E risuccede questa seconda volta. Però la seconda volta, cioè, che cosa succederà mai? Ragazzi, cos'è successo a casa sua? Perché casa sua è piena di strisce strane, rosse, che ricordano un po' il ketchupino? Ok, tutto ciò è veramente strano, raga. E poi non si sente più nessuna musica, avete notato? Prova, ciao ciao signor Juan Talking parlante, come stai? Tutto bene? Prova, ciao ciao signor Juan Talking parlante, come stai? Tutto bene? Io non credo che lui stia bene, purtroppo. Che diavolo è successo a casa sua, raga? Allora, questo è un mistero da investigare, però, Allora, vediamo un attimo se nei giochi è sempre così oppure magari è cambiato qualcosa. No, allora, il gioco sembra sempre lo stesso, purtroppo. Sempre il solito gioco noioso. E voi vi chiederete, che cosa succede se riprende un'altra volta la pozione, insomma, di morte? Il fatto è che non lo so. Niente, raga, lui è rosso e vola fra i cosi di Mario, cioè. Che cosa succede se dai tre pozioni a Talking Juan? Allora, raga, io online non ho trovato niente. Una prova andrebbe fatta. Quindi, siccome ho 24 ore per la sfida, ovviamente direi di farla, assolutamente. Ovviamente voi vedrete un taglio, probabilmente. Io mi devo fare tipo i chilometri con la barchetta del cavolo. Così ho iniziato a fare i giochini di Talking Juan per guadagnare i soldi per la pozione. Quindi, oltre a cantare e ballare, perché raga, dopo ore e ore dello stesso giochino di Juan ci si annoia un pochino, pensavo anche ai vari complotti dietro. Infatti, dopo questa pozione, sarei andato a fare delle ricerche per vederci più chiaro. Dovevo capire perché diavolo è così inquietante sto gioco. E non potete capire che cosa ho scoperto. Sono passate delle ore e che cos'è che ho qui? Ho il veleno, l'altro. Oddio, adesso chissà cosa succede, perché non è mai successo che qualcuno, boh, almeno da quello che ho visto io online, facesse tre, insomma, pozioni. Poi dopo non lo so e magari mi sbaglio. Adesso riavvio il gioco. In realtà è come prima. No, dai, vi prego, ho fatto tutto per niente. No, aspettate un attimo, c'è qualcosa che cambia, vero? O mi sbaglio? Qua prima faceva così. Scrivetemelo nei commenti perché non mi ricordo minimamente. Il gioco mi sta frizzando. Ciao! Io solo ora in editing mi rendo conto che lui non aveva detto ciao, aveva detto una roba tipo hello. Sentite. No. Madonna, è diventato veramente più profonda la voce, più cattiva. Ok, secondo me se continuo con le pozioni potrei effettivamente arrivare a far succedere qualcosa. Raga, ho googlato dei misteri e sentite qua. Praticamente c'è scritto che un giovane appassionato di app maledette scopre per caso l'esistenza di un'app chiamata Talking Juan, che sembra avere una funzione di divertimento. Inizia la sua missione per scoprire la verità sull'app e fermare il suo creatore. Ho trovato qualcuno che dice l'app Talking Juan sembra essere un'innocua app per divertirsi con un personaggio virtuale chiamato Juan. Tuttavia ci sono voci inquietanti che circolano in rete riguardo le sue vere intenzioni. Alcuni utenti sostengono di aver notato strani messaggi nascosti nell'applicazione. Oh mio Dio, quali messaggi, raga? Mi sta inquietando molto. Mentre altri dicono di aver visto Juan in luoghi in cui non dovrebbe essere presente. Cosa si intende? Cioè, praticamente lui sta in altri luoghi dove non ci dovrebbe essere. Inoltre, c'è chi sostiene che dopo aver utilizzato l'app,
Per un certo periodo di tempo, Juan inizia a comunicare con loro in modo ossessivo e minaccioso. Raga, io lo sto facendo! Raga, io lo sto facendo! Io sto facendo la cosa di 24 ore, la challenge di 24 ore. E non vorrei che adesso Juan effettivamente si mettesse tipo a comunicare con me in modo ossessivo, non so nemmeno in che modo. È minaccioso. Alcuni utenti hanno anche riferito di aver subito strani incidenti o avvenimenti inquietanti dopo aver utilizzato l'applicazione. No raga, io non voglio più giocare a sto gioco. Si dice che l'app sia stata creata da un gruppo di hacker che vogliono raccogliere informazioni personali dagli utenti e utilizzarle per i loro scopi malvagi. Chiunque utilizzi l'app dovrebbe fare attenzione e prestare attenzione a qualsiasi cosa strana che accade. No. Faccio un altro complotto che dice che è un'app creata da un'organizzazione segreta per raccogliere informazioni personali sugli utenti e controllare la loro mente attraverso la personalità digitale di Juan. Tutto questo è veramente molto strano. Ne ho comprato un'altra. Ci metto io una musichetta più inquietante perché questo coso che vola qua così e deve essere solo inquietante, non può essere divertente. Allora, possiamo dire che veramente sono veramente strani questi complotti che sto leggendo. L'applicazione Talking Juan, l'applicazione maledetta. Talking Juan, maledetto. Perché molte persone lo pensano? Cioè, devo capire meglio questo segreto. E devo capire meglio che cosa effettivamente si cela. Perché ormai io sto giocando da qualche ora a questo gioco. E effettivamente è molto strano e molto inquietante. Succedono cose che davvero non te le aspetteresti mai. E peraltro, se posso dirla mia, è uscito proprio in un periodo in cui c'era anche un certo bisogno di questo tipo di applicazione. E proprio questo mi fa pensare che magari potrebbe non essere proprio maledetto. Però chissà. Raga, io ne ho comprato un'altra. E adesso gliela diamo. Adesso vediamo se succede qualche animazione nuova o qualcosa di strano. Io qua ho paura, raga, perché iniziano ad essere davvero tante le pozioni, eh. Adesso chiudo il gioco e lo riavvio. Cioè, capite il problema? Ho paura che lui adesso inizi un pochino a seriamente, tipo, ossessionarsi, come aveva detto, tipo, quel complotto lì. Beh, stiamo proprio andando in fondo per capire effettivamente che cosa, i misteri di questo gioco. E lui dorme ancora così, boh. E poi il gioco è sempre lo stesso, scusatemi. Sei un hacker maniaco psicopatico? Un hacker maniaco psicopatico? In quegli occhi c'è il male, guardatelo, è orribile. Vedete quando faccio così ai suoi occhi? Cioè, cos'è che c'ha in mezzo agli occhi? Ok, comunque credo di aver perso la sfida. I 1000 euro possono proprio bruciare piuttosto che stare qui altre tipo 20 ore, saranno passate solo 4 ore per farvi capire. Cioè, ma non ci penso nemmeno, ma proprio lontanamente nella vita, capito? Però sì, ho perso la sfida, ovviamente. Non starò. Anche perché poi non voglio che lui mi spii. Perché avete letto, avete sentito quel complotto? Cioè, non voglio essere complottato, capite? Ovviamente scrivetemi nei commenti le altre sfide da fare, perché sapete che io sono quello che fa le cose che mi dite. Ci vediamo al prossimo video.